Allora, vi ripropongo ora un servizio che aveva girato nei mesi scorsi per Luigi Clerici, che riguarda la trans più famosa d'Italia, che è Maurizia Paradiso. C'è di mezzo anche un uccello e quell'uccello lo vedrete proprio dentro al servizio. Prego. Maurizio, Antenna 3 per l'intervista. Chi è? Antenna 3 per l'intervista. Camillo 2, fagli vedere chi sei. Ma Camillo, ti avevo detto di sbranarlo. Ah, me l'hai lasciato per con bel ragazzo, fa vedere. Che carino. Gioia. Fa bacino alla zia. I'm looking good, don't wanna blink. Mirror tells me I'm a king. I'm thinking why not. Per chi non l'avesse riconosciuta, questa simpatica e bella signora di 61 anni è Maurizia Paradiso, la stessa showgirl che per anni ha fatto impazzire milioni di italiani tenendo loro compagnia nelle lunghe notti di solitudine. Ed è stata proprio la sua bellezza, frutto di un cambio di sesso che portò scandalo nel 1978, a darle la notorietà di cui oggi è totalmente fiera. Tra film, copertine e partecipazioni TV, la sua vita è sempre stata caratterizzata dagli eccessi, fin quando lo scorso anno un triste avvenimento le ha completamente cambiato l'esistenza. Stanno morendo tutte le cellule tumorali. Sai perché? Perché Dio esiste. Perché c'è Dio, la Madonna, lo Spirito Santo. Ci sono. Ma la sua forza di vivere non l'ha fermata ed è riuscita a vincere anche questa difficile battaglia. Ed oggi come vive Maurizia Paradiso? Siamo andati a trovarla nella sua casa di Milano. Qui è dove ho tenuto il mio Camillo morto, il Camillo numero uno. Quando è morto non sono stata capace di separarmi dal suo corpo, l'ho tenuto cadavere qui dentro per 2 mesi e adesso è morto un uccellino, guarda dov'è, non riesco a liberarmene, ecco, io non riesco a buttarlo via, è andato contro un vetro, si è spaccato, è morto, lo vedi? Vedi che c'è il sangue? È 1 mese e mezzo che è nel mio freezer e qualcuno mi diceva buttalo via, ma come faccio a buttare via un uccellino? Cioè, gli uccellini mi ricordano San Francesco, allora adesso gli darò degna sepoltura, però mi dirai Maurizio, è già 1 mese e mezzo che ce l'hai nel freezer, poi. Ma sai cosa c'è? Io stavo mangiando e c'era questo vetro, lui è arrivato da me, è andato contro il vetro, è caduto, io sono uscita subito a prenderlo in mano, mentre l'ho preso in mano mi ha versato il suo sangue sulla mano ed è deceduto, vedi? Guarda la creatura, guarda, l'ultima persona che ha visto sono io, adesso gli darò degna sepoltura. Non si può liberarsi così degli animali che ci amano solo perché decedono, insomma, ecco. Ma calcolando quello fanno con i cristiani, figura, tu mi dirai, ma Maurizio, ma tieni... Quindi tu nel freezer tieni i mali. Io non tengo cibo perché non mangio. Vedi, come vedi, questo è il segreto della mia dieta. Il segreto della dieta di Maurizio Paradiso, sì, non mangio niente? Qua, il segreto della mia dieta è lì. Ho avanzato una mezza mela, l'ho messa lì col coltello, perché è inutile che io lavi col coltello e lì con la sua mela. L'insalata, parmigiano in caso di minestrina, questa è la mia dispensa, sono 2 bottiglie di olio per condire l'insalata, le cose pagate, il dado non lo posso mangiare, c'è lì del riso soffiato, non c'è niente, le pastiglie per dimagrire lì ma non le prendo più, questa è la mia dispensa. Cosa c'è qua? Dei cracker, della pasta che lì da prima che io mi ammalassi e basta, e del riso. In tutto questo Maurizio tiene particolarmente alla sua carriera televisiva, tant'è che ci mostra con orgoglio alcune perle del suo passato. Qui siamo io e Ugo Tognazzi, guarda, io e Ugo. Ugo era un mio fans. Ugo, guardalo qua. Guarda, io andavo a teatro a prenderlo, poi andavamo a cena. Guarda,
non abbiamo mai avuto, te la tiro su, non abbiamo mai avuto un rapporto sessuale né niente. Lui era un mio fan e diceva sei troppo forte, Ugo Tognazzi, e diceva di notte quando non dormo ti guardo, sei di una simpatia folle, la mia Moana, Sgarbi, guarda quando ero giovane. E il mio Gianfranco Funari, che qui mi ha chiesto, Maurizio, mi fai qualcosa di eclatante? E sono entrata in trasmissione nuda col mio libro sul lavoro del mio dentista. Insomma, è una persona che è stata in grado di farsi voler bene da tutti per quella sua simpatia e quella voglia di scherzare che sempre l'hanno caratterizzata. Amici del Snoces, ve lo farò diventare duro come la coda di un canguro. Ricordi, guarda che ridi, di pistola. No, gli ho solo toccato la lampo di pantaloni e basta. E tra serietà e molti sorrisi, ma soprattutto con una grande forza, ci racconta qualche aneddoto sul suo difficile passato. Ecco i rimasugli della malattia, la mia parrucca della casa della parrucca. Che carina che è stata la signora Lidia della casa della parrucca di Milano in via General Govone, ma ha sempre dato queste parrucche in questo anno. Sai che una parrucca di capelli veri come questa costa 2.800 euro e lei me ne ha regalate due. Toccala, senti che bella, senti. Senti che bella. Poi mi piace l'idea che questi sono capelli, secondo me, di persone che sono decedute, che arrivano dall'India. E io porto i capelli, quando li avevo più corti e tutto, di una persona che magari è venuta a mancare. Comunque vi presento i miei tailleur. Poi questa giacca la riconoscete, la metto spesso per fare degli spot televisivi, questa la metto spesso. Questi sono i tailleur che uso per la televisione. Infatti, vedi, sono qualcuno è abbinato a delle collane, a dei segni appositi per tirare sul seno e tutto. Ecco, vi ho presentato i miei tailleur. Quando io non avevo ancora cambiato sesso, feci un primo servizio fotografico per un fotografo che si chiama Carlo Stella, si chiamava. E chi mi fotografò? Ecco, questa sono io che non ero ancora operata. E ho fatto questo primo servizio in un campo di grano, me lo ricordo, per di moda. Aspetta, prima di spegnere la telecamera, posso? Eppure negli ultimi tempi Maurizia non se l'è passata troppo bene a causa di alcune vicende personali che a suo dire l'avrebbero messa in serie difficoltà economiche, costringendola a prendere una strada a lei non molto gradita. Io ho dovuto, addirittura mi sono iscritta a un sito di prostituzione, ve lo dico subito senza vergogna. Ho fatto cena con Maurizia e ho fatto un'uscita che è stata vergognosa. Cioè? Cosa vuol dire vergognoso? È arrivato uno da Lugano e chiaramente io sono sincera, gli ho chiesto i 300 euro per la mia presenza, per la mia conoscenza, gli ho detto è a cena e è venuto lì dalla FEI dove mangio io in via Lesarca al 193 e poi dopo questo chiaramente voleva fare qualcos'altro, gli ho detto guarda no, io assolutamente non sono né in vendita né in saldo fine stagione. E a cena con Maurizia e quelli e là e su e giù, questo si è lamentato un po', allora io l'ho accompagnato a fare il simpatico putan tour, come si dice a Milano, a vedere delle mie cose. Guarda, ci sono tante signore che hanno piacere di concedersi per soldi, poi è solo l'imbarazzo della scelta, cioè voglio dire, ma io assolutamente non sono in vendita, ecco. E tutto qua. È stata durissima perché avevo le bollette da pagare, pensa io mi sono avevo le spese condominiali da pagare, avevo tante cose da pagare, guarda lasciamo perdere, mi sono ritrovata veramente in una situazione più critica della mia, molto più critica di quando avevo un sesso maschile e l'ho cambiato in sesso femminile, ma molto di più, molto di più. Molto più critico. Sono una persona che lavora, oggi sono un'invalida civile al 100%, percepisco una pensione minima di 286 euro al mese con la quale non riesco a vivere e quindi... E quindi come vive? Vivo con qualche... vivo con... per esempio io avevo il mio motoscafino e tutto l'ho venduto, vivo con qualche seratina che fatturo chiaramente e vivo presentando qualche fiera, qualcosa. Adesso ho fatto vizi privati, quindi dovrebbero arrivarmi dei soldini della trasmissione che ho fatto per 10 mesi. Non sono un evasore fiscale, ve lo dico immediatamente. Comunque te la cavi? Faccio fatica, ci sono delle volte che non sto bene. Ho detto, potete per cortesia darmi 20 euro per mangiare? Non me li hanno dati. Io mi sono sentita male, sono caduta. Per terra c'era una sedia sgangherata, mi sono fatta male alla schiena.
ma oltre alle tragedie personali riesce sempre a trovare il modo per parlare di altro. Indovinate di cosa? Sono completamente asessuata, io non faccio l'amore con un uomo da 7 anni. L'ultimo fidanzato che ho avuto l'ho avuto 7 anni fa. Io non amo il rapporto occasionale. Io voglio sentirmi dire ti voglio bene, ti amo, se no non esiste proprio. Allora, il mio pubblico è fatto dal 70% di donne. Le donne sono quelle che hanno il telecomando in mano, attenzione. Le donne mi adorano, gli uomini mi evitano perché sanno che io sento l'odore del loro... sento il loro odore lontano 3 chilometri. Il tradimento, perdonare, si può? Dipende. Perché se io andassi con non lo so chi, lui dovrebbe perdonarmi per forza. Se lei becca, suo marito, no, a letto con una transessuale. No, figurati. Io mio marito l'ho beccato a letto con un maschio. Sai cosa ho fatto? Ho detto, sì, comunque hai fatto bene, ti sei decretato da solo, sei nella camera degli ospiti e lì ci rimani. L'ho lasciato nella camera degli ospiti e non ho più voluto dormire con lui. Però intanto per quanto tempo? Finché mi sono separata. Mesi. Sì, mesi. E poi dopo il maschietto, che io sempre ho detto per me Sergio è il tuo fidanzato, me lo sono fatto. Questa è stata la mia vendetta. È stata la mia vendetta. Bacino. Ciao. No, bacino. Amore, non muori. No? No. Per nulla? No. Amore, baciami. Dai, ma ha baciato anche tua moglie. Ma lei può fare quello che vuole. Ah, tu non puoi. Io dispongo. Allora tu devi dire no, io un uomo non lo bacio, dillo. Io un uomo non lo bacio. Ma lei non è un uomo. Sono donna, tesoro. Vabbè, sulla guancia almeno me lo dai. Fregato! T'ho baciato in bocca, ormai sei ricordato, hai baciato un uomo, benvenuto tra di noi. Eccoci allora, questo è un personaggio, comunque la si pensi, originale, un personaggio che ha alimentato molte pulsioni, anche molte fantasie, poi ognuno a casa sua fa quel che vuole, però con il suo modo di essere, Maurizia Paradiso è indubbiamente diventata un personaggio, è anche una che la televisione la sa fare perché è un modo bello diretto di porsi alla telecamera. Allora, andiamo avanti con che fine ha fatto Maurizia Paradiso, per chi se lo chiedesse, subito dopo un attimo di pubblicità. Eccola là, Maurizio Paradiso, la trans più famosa d'Italia, si racconta alle nostre telecamere a Pierluigi Clerici. Vi ripropongo questo servizio. Tra l'altro, Maurizio Paradiso, a proposito di che fine ha fatto, se scanalate durante la notte e non riuscite a prendere sonno come me, la trovate su qualche canale che cerca, insomma, un rapporto con voi, nel senso che vende qualcosa, fa pubblicità, e anche un rapporto formidabile con la gente, perché va per strada, prende un povero cristiano, una cristiana, gli fa fare di tutto. E il suo modo anche di scherzare, di esternare, l'ha fatto anche qui. Vediamo. Lei non è niente male, tesoro. Come sta? Signora, mi tiene la birra. Ciao, tesoro. Dammi un bacio. Continua il nostro viaggio nella giornata tipo di Maurizia Paradiso, la donna nata non donna, come si definisce lei, che negli scorsi decenni ha regnato senza rivali le notti delle televisioni locali di tutta Italia. Dopo averci mostrato la sua casa e alcuni tra i suoi più cari ricordi e averci dato qualche dettaglio sulla sua malattia appena sconfitta, andiamo insieme a lei tra le strade di Milano, dove il contatto con le persone le dona ogni volta una nuova vita. Ecco. Hai voglia di baciarmi? E adesso mi sono iscritta a un sito di prostituzione. Ma veramente? Sì, sì. Ma perché sei da parrucchiere, scusami? No, io... No, infatti ti ho fermato per chiederti se per favore puoi prestarmi i soldi per fare i capelli. Per visto... farti i capelli? Sì, visto allora, che guarda, non li ho io più. Credo di... Ma non è vero che non li hai più, guarda che no, ascolta, mi puoi prestare 20 euro? Lei che budget mensile ha per andare a prostitute? No, io... Lei non va a prostitute, la donna non va pagata, vero? No, da giovane sono sempre andato. Sì, sempre andato. Se la ricorda la sua prima volta? Militare. Ma lei se la ricorda la sua prima volta? Sì. Con chi era?
No, sono una puttana. Ma non si dice, si dice prostituta. No, adesso no, guarda. Perché siamo fuori orario? Sì, no, no, adesso perché siamo fuori orario. Ma Maurizio non si intimidisce neanche di fronte a temi più seri, come la politica, di cui sembra essere diventata una vera esperta. Di Renzi. No, non posso dire. Mi dica qualcosa. No, non posso dire parolacce, benissimo. Mi dica qualcosa di Salvini. Siamo lì. Siamo lì. Mi dica qualcosa su Renzi. Io faccio partire il tempo. Tuntum, tuntum, tuntum. Ma spero tuntum, che vadano bene tuntum, le cose. Tuntum. È carino questo negozio, signora. Pensa, ero venuto qui con l'idea di rubarti qualcosa, ma te non ti rubo niente. Io sono una ladra, eh? Sì? Sì. Hai questa malattia del fantasma? No, solo con chi mi sta sulle scatole lì. Ma no, poi tante volte quando scopro che una persona è simpatica, se frego qualcosa dico amore, ti ho fregato la cosa, gliela pago. Spero. Dica qualcosa su Salvini. Tuntum, tuntum, tuntum. Spero tuntum, che faccia bene tuntum, le cose anche lui. Tuntum. Come stai, Maurizio? Allora, primo. Mi sembravi tu. Allora, primo, passatemi le mani nei capelli perché questi sono i capelli miei. Signora, il suo fidanzato? È mio marito. Suo marito. Marito. Ecco, no, passami la mano perché mia madre non è mai venuta in ospedale a toccarmi. Mi sono ricresciuti. Porca miseria. Me lo dai un bacetto? No, sì. No, qua. Scusa, guarda. Ecco, ho trovato lo stesso, visto. Ecco, t'ho fregato, ecco. Perché sai che... Però è un bacettino sulle mani. Senti, se io e tuo marito ci baciamo, quanto ti incazzi dal 1 al 10? Zero. Zero, vai. Dai, baciami. Hai visto? Mi dica qualcosa. Lei mi vorrebbe in politica. Tuntum, tuntum, tuntum. Io voglio una persona tuntum, che sappia fare tuntum, politica. Bene, speriamo. Insomma, non importa se le persone che incontra sono le completamente sconosciute, perché le basta poco per prendere quella giusta confidenza in grado di farli parlare di argomenti fin troppo intimi. Con qualche prostituta sei mai stato? No, no. Mai, eh? No, Non ne ha mai abbastanza Maurizia, che insieme al suo fidato parrucchiere, nonché migliore amico, Daniele, si diverte a giocare con chiunque incontri per la strada. Posso darti un dollaro o 5 euro? Vuoi un dollaro? Euro. Ti do un dollaro. Un dollaro. Lo vuoi un dollaro? Grazie. Beh, segnare. Mi dai un dollaro? Un dollaro per Maurizio Paradiso. Prego. Grazie. Prego. Hai diritto di toccarmi le tette o no, baciarmi? No, guarda, ti ho già baciato. Baciatelo le tette, va bene? No, ma non ti ho già baciato una volta. Basta. Pistola, vieni. Dai, una volta va bene. Tesoro, tesoro, ti corro dietro. Prostituta. Perché? Perché se noi ci offendiamo quando ci danno del figlio di ci si offende anche la signora. Quindi una adesso si dice escort, no? È diventato così berlusconiano, così la parola escort. Allora lei se la ricorda la sua prima volta con chi è stata la sua prima volta? Con una escort. Fregato anche questo. Tesoro, hai baciato un uomo? No. Ah, lo sai? Posso seguirla? Ha detto no per carità. No, veramente no, per carità lo dico io, scusa, preferisco vivere. Sono felice. Guarda che ti entro. Scusa. No, ce la faccio. No, senti, non scappare. Adesso tu mi hai fermata, mi hai fatto una molestia, cosa vuoi? Allora, primo, baciami. No, amore. Sono sposato. Amore, non diventi baciando ma Maurizio. Figurati. E allora baciami. Ma che strano baciare il talebano. Ascolta, sto meglio, puoi passare la mano nei miei capelli, guarda. No, le mani sporche. Mie... Non ho schifo di te se non ti baciavo. Anch'io. Se avessi schifo di te non ti avrei mai baciato. Una... Vieni qua. Come si chiama tua moglie? Avrei bisogno dei Tampax perché mi è venuto il ciclo. Avrei bisogno del Tampax. Signora, mi scusi, perché si è messa a ridere? Adesso... No, ascolti, signora è bellissima, com'è elegante. Sono no, io ho 61 anni, tesoro. Lei quanti ne ha? 83. Lei sembra Marlene Dietrich. Ma infatti, è per quello che suo marito ha sposato lei, perché lei sembra Marlene Dietrich. Hai baciato un uomo? Ma niente, non si vede. Quante donne hai avuto nella tua vita? Ah, 4 o 5, poco. E a transessuali carini come sei? No, messo? Quello no. Signora, mi dica qualcosa su Renzi. È un po' troppo altalenante. È altalenante, sì, quindi, altalenante, quindi va avanti sì. E va indietro. Sì. Ecco, rendiamo l'idea. Va avanti, signora, faccia così. Va avanti e va indietro. Dai su, signora, che ce la può fare. Quindi va indietro e va avanti. Va avanti e va indietro. Maurizio Paradiso per la politica potrebbe fare qualcosa di simpatico, visto che è decisamente contro. Ah, si fa finta di essere? Sì. Se posso fare qualcosa di simpatico, avrò il coraggio di baciarmi davanti a sua moglie. No, non sono sua moglie, quindi. Perfetto. Salve. Ma state attenti, se Maurizio vuole baciarvi, lo fa. E non c'è scampo per nessuno. Io posso
non fumo. No, non accetto regali che non mi sia meritata. Questo. Adesso sei, appunto perché ti piace, guarda che pezzo, guarda che... Dimmi Maurizio, sei un pezzo d'uomo. Maurizio, sei un pezzo d'uomo, quelle tette. Scusami, cos'è una transessuale? Transessuali sono persone, né uomo né donna, cioè sono affari loro. No, devo dargli una piccola lezioncina. Io sono una donna o un uomo? Lei è una donna. No. Molto bello. L'ho sentito molto sì. parlare sì. della signora Paradiso. Sono io. Mi baci. Tenta di conoscere. C'erano anche delle sorelle dolci. Vedi, una dolce è stata Suor Franca, che l'ho beccata nella stalla dell'asino col giardiniere sopra, alla Villa Faragiana Meine. Un giorno apro la stalla dell'asinello, ero in collegio da bambino, in collegio dei bambini abbandonati, sempre perché mia mamma svolgeva un'attività sociale che era la prostituzione, che poi ha indotto anche me, vabbè, lasciamo perdere. E ho trovato Suor Franca col giardiniere che si chiamava Emilio, guarda, mi ricordo ancora, sopra di lei, che faceva delle mosse strane, non lo so, no? E allora io ho detto, oddio, ma io anche se ero un bambino ho capito che avevo visto qualcosa che non dovevo vedere. Ed è lì iniziò l'inferno della Paradiso. Una donna di classe come lei, quando si arrabbia, la dice una parolaccia? Certo. Ti può dire vaffanculo? Delle volte mando anche qualcosa. No, provi a dirmi vaffanculo. Vaffanculo. Adoro. Secondo lei io sono una donna o una trans? No, non lo so, non mi faccio queste domande. Guarda, lo capisci, io ti do un bacino e capisci cosa sono. Guarda, stai attento. Non ti faccio niente, ascoltami. È delle guerre che bisogna avere paura delle persone cattive, non di un bacio, vieni. Cosa sono io? Sono un uomo bello, no. Hai baciato un maschio. No! Metti, ma è stata bellissima. No, senti, sono una donna, mi chiamo Maurizio Paradiso e ho due figli grandi. Però sto facendo sto gioco. Ti ricordi quando i nonni ci dicevano te sei un grattacchi o te sei un gras de ros? Cosa voleva dire te sei un grattacchi? Grata qui sarebbe un gratta sedere. Sì, quello. E un gras de rosto sarebbe il grasso della rosto, che è molto buono, ma fa male al fegato. Fa molto male. Fa male. Però ogni tanto bisogna anche mangiarlo. È vero, signora. E lo dici? Allegra, allegra. Allegra, allegra. Che il bis del Q. Le neghe. Ciao. Ciao. Adesso tento di darti un bacio, ma molto più delicato. No, prego, basta. Ma sulla guancia, però, te lo giuro. Ah. Guardami, guardami. Dammi il bacio. Lo sapevo io. Vabbè, ok. No, basta. Non mi giro più. No, sei un uomo, quindi non mi fido. Dammi il bacio. So. Io. Buonasera. 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 Signora, ho chiesto degli assorbenti perché ho un grosso ciclone. Un grosso ciclone che non è una grossa mestruazione, è un ciclone, capisci? Ecco, ma secondo lei una transessuale può avere un ciclone? Non lo sa, vero signora? Cosa suo marito un po' più informato? Senti, posso dirti una cosa? Piano. Baciami. Scappiamo, ciao! Non è un bacino qui sulla guancia, che sono carente d'affetto, dai. Dai, dai, qualche volta. No, okay. Sulla guancia. Dai, va bene. Ma sulla guancia. Saluti Poletti. Ciao Poletti. È un grande. Vai avanti così. Anche su Rete 4. Vai avanti così, vero? Poletti. Insomma, la Paradiso non è cambiata di una virgola e chi prova a mettere i suoi giusti binari questa eterna fanciulla è perduto. Ma a noi piace così, tanto matta quanto divertente, come solo lei sa essere. Eccoci qua, allora abbiamo finito, abbiamo chiuso anche questa parte di Forte e Chiaro, che è l'ultima parte, è stata una lunga serata. Siamo assieme da un bel po' e di tante cose abbiamo parlato, cose frivole e cose un po' meno frivole. Poi sta a voi giudicare se è più frivola la politica o più frivola una trans. Secondo me in questo periodo storico particolare dell'Italia è molto ma molto più frivola la politica, e quella parte che manca a un trans forse ce l'hanno infilata da un'altra a noi. Però farei dei discorsi che poi mi portano oltre
e mi portano sempre su sti terreni tortuosi che torneremo ad esplorare tra una settimana. Grazie a tutti e buonanotte.